Eccolo qua, togliamo il secondo, eccolo qua, eccolo qua. Che dire? Una baguette straordinaria, leggera. Si fa così. I panini sono creatività in cucina, attenzione, attenzione. Allora, abbiamo una baguette e abbiamo un po' di cose nel frigorifero, quindi dell'insalata, dei fagioli di soia, del tonno, dell'aglio, insomma, abbiamo un pochino di cosine proprio per fare un panino di quelli belli, 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 soprattutto buoni. Quindi prendiamo una placchetta da forno, prendiamo della carta, eccola qua, così, faccio così al volo, prendo la baguette e la vado a bruschettare nel forno, esattamente così. Prendo la taglio, coltello a sega, così. Voilà. Perfetto, eccola qua. Un filo di olio. Così, un po' di sale, del rosmarino, butto dentro proprio così, un pochino di origano, vado proprio a condire come se fosse un'insalata, Ci aggiungo anche un po' di pepe, ok. Tutto dentro nel forno a 200 gradi, deve essere bella tostata. Voilà, forno perfetto. Bene, a questo punto bisogna preparare la farcia del panino. Abbiamo dell'insalata, abbiamo dei fagioli, delle patate, quindi preparo un piccolo soffrittino al volo. Lo metto qua, un po' di olio extravergine d'oliva. Poi prendo le patate, fagioli di soia, metto uno spicchietto di aglio, buttiamolo così, sempre aglio e cipolla come se piovesse. Sì, lo so, poi se dovete baciare tutte queste belle storie qua, beh, si mangia in due, no? Però sono degli insaporitori, danno quel gusto in più, danno quel quid in più al piatto, anche nei panini, quel profumo ci sta, dai. Ragazzi, sfatiamo questo mito, ma chi se ne frega? No? Ok, dopo ti fai una caramella alla menta e sei a posto. Ok, quindi rosoliamo, possiamo metterlo anche in camicia l'aglio, attenzione. Bene, patate, dentro così a spicchi. Le facciamo andare un pochino, prendo una cipolla perché mi piace l'idea di dare un po' di sapore, non tanta, però quel profumino così che ci sta proprio come il 2 di bastone quando gioca coppe. Voilà. La julienne, mi raccomando, occhio alle dita. Perfetto. Va dentro così. Ok, andiamo a insaporire il tutto. Un po' di sale. Ci siamo. Poi a questo punto aggiungo i fagioli. Di soia, così che buoni. Piacciono un sacco. Voilà, così. Prendo della ventresca di tonno, la metto qua con un po' di olio extravergine d'oliva, 2 granelli di sale, così, e la faccio andare qua, così. Prendo due, ok. I panini sono una grande creatività in cucina, ci si può inventare di tutto, è molto divertente perché comunque possiamo fare di pesce, di carne, possiamo metterci dentro di tutto. L'importante è farli saporiti. Per esempio il pane, attenzione, io lo bruschetterei sempre perché se gli diamo quel passaggio in forno, lo sfreghiamo con un po' di aglio, un po' di pomodoro, un filo di olio extravergine d'oliva, qualche volta dei burri aromatizzati, hai fatto già il piatto. Cioè, e la scelta del pane è una scelta importantissima. Ok,
siamo, la ventreschina così. L'importante è che sono farlo con delle varie parti un po' cotte, passate in padella, sulla piastra, al tonno, poi magari mettiamo un po' di erbe, però tutte cose che stanno bene insieme, che si incastrano bene gli ingredienti con quei sapori molto forti, molto, molto potenti. Allora, a questo punto siamo quasi pronti. Abbiamo patate, fagioli di soia e la cipolla belli tostati, la ventresca di tonno direi perfetta. Vado nel forno e tiro fuori la baguette, che è bella bruschettata. Brucia, attenzione, wow. Ok, eccola qua. Bene, a questo punto bisogna passare un po' di olio al pomodoro qua, così. Capperi in polvere. Praticamente prendiamo i capperi, li passiamo nel forno a 60 gradi, li facciamo essiccare, li tritiamo. Quindi, come vedete, tutti i sapori molto forti. La ventresca. La posiziono qua così, al centro, così. Come vedete è bella al sangue, facciamola vedere con la telecamerina, così, voilà, eccola qua la bruschetta, che meraviglia, che profumi, tac, la metto qua, mettiamo i fagioli di soia e le patate. Un po' di basilico, così, poi prendiamo un po' di insalata perché ci va sempre l'insalata, il verde fa colore, eccolo qua, quindi ventresca di tonno, fagioli di soia, patate, così, poi mettiamo un po' di semi, qua così, semi di zucca tostati, metto un po' di olio aromatizzato al basilico con un po' di pesto dentro, un po' di formaggio, un po' di parmigiano, un po' di olio al pomodoro, così, guardate che meraviglia. Eccolo qua, così, poi copro il tutto, schiaccio leggermente. Ecco, questa è un'operazione un po' delicata, perché non devo proprio rompere il panino, ma devo far sì che si attacchi tutto bene. Ok, c'è qualcosa in più, anche se ne rimane un po' fuori, non è un problema. Eccolo qua, mi piace servire i panini sul tagliere, sempre un po' di olio così, qua, un po' di poivre, granelli di sale, ci siamo, adesso è arrivato il momento del taglio, mai farlo a caldo, cioè a caldo si deve comporre tutto il panino perché praticamente diventa come una colla, un collante, così. Poi, quando si va a tagliare, come quando si taglia una torta, bisogna andare sicuri, con sicurezza, perché se uno va un po' indeciso, poi si rompe, quindi bisogna andare giù, come viene, viene. Ok, vado. Così, vedete, sicuri. Così. Così. Ci siamo, togliamo il primo, eccolo qua, togliamo il secondo, eccolo qua, eccolo qua, belli, decisi, tac. Che dire, una baguette straordinaria, leggera, quindi questo
è per voi, questo è per me. Me lo mangio, torno subito, fra 5 minuti.